Buongiorno gente, allora come leggerete da qui sotto ho fatto altri due ordini e questa volta non solo da Cult Beauty ma anche tramite Beauty Pay. Intanto come sempre se mi seguite su Instagram io lì vi aggiorno come sempre su tutto quanto, quindi lì potete vedere tutto in anteprima e in questi giorni vi ho mostrato che comunque mi sono arrivati questi due famosi pacchi che mi dovevano arrivare e io sono non felice di più. Intanto vi devo dire che tutto quanto nasce dal precedente video haul barra saldi che ve lo lascio qua in sovraimpressione, tutti e due ve li lascio. Due in uno vi confesso che sono andata direttamente in centro non solo per fare un acquisto a Lidia, ma poi soprattutto perché finalmente mi ero decisa di acquistare un determinato prodotto, cioè vale a dire le palettine di Huda Beauty. Nel momento in cui sono andata ho scoperto che era un'edizione natalizia e quindi erano state ritirate dal commercio. Ci sono rimasta malissimo, ovviamente. Mi sono andata a informare e ho visto che tramite Cult Beauty c'erano ancora queste palettine. Quindi ho detto: sai che c'è? Sti cavoli, le ordino. Sono andata di corsa a fare la ricarica. Sono tornata a casa. Non mi chiedete perché. Sono andata prima di visitare il sito Cult Beauty, sono andata su Beauty Bay e mi sono resa conto che c'era in saldo, ma un bel saldo, un determinato tipo di prodotto. Io, gente, non ci ho pensato due volte. La prima cosa che ho ordinato non sono state le palettine, ma è stata la palette di Anastasia Beverly Hills. Vi mostro cosa ho preso. Fatemi dire che intanto io quello che ho deciso di fare è stato per tutti e due i pacchi di avere l'espedizione di 3-5 giorni con rintracciamento del pacco senza aggiungere nessun prezzo, perché fatemi dire che questa modalità è comoda perché gli stessi siti, quello che ho riscontrato è che veramente vi monitorano il pacco, cioè vale a dire quando prendono in consegna il vostro ordine vi mandano l'email, quando il vostro pacco viene spedito dall'azienda qui in Italia vieni avvertito, quando il pacco è in consegna vieni avvertito, quando il postino che ti sta a portare il pacco il corriere ti avvisa che è in fase di consegna. Cioè gente, ci potete acquistare senza problemi, perché se tipo voi quel giorno avete da fare voi lo sapete se il pacco è in arrivo o no, perché tanto vi avvertono in qualsiasi momento. Penso più monitorato di così state tranquille. Quindi io partirei dal primo ordine che è stato quello da Beauty Bay, che era quello che ancora non avevo provato di sito e mi piace perché si comporta allo stesso modo di Cult Beauty. Fatemi dire che io ho acquistato da Beauty Bay uno sì perché c'era questa promozione, ma pure perché mi sono accorta sul momento che Beauty Bay non ha Huda Beauty. Io mi ero scordata totalmente di questa cosa, ho detto vabbè, sai che c'è, faccio comunque due ordini diversi. Primo arrivo quindi è stato Beauty Bay, devo dire che la scatola è stata immensa e poi quello che mi è piaciuto è il fatto che quando l'ho aperto mi hanno imballato non solo i diversi prodotti, ma in più c'erano un doppio strato di cartone che faceva da copertura in modo che così i prodotti non urtavano e non si rovinavano. Quindi questa cosa mi è piaciuta veramente tantissimo perché sono stati veramente salvaguardati. Ho preso lei, la Prism di Anastasia Beverly Hills. Come vi ho detto, appena ho visto che era scontata da 49 euro a 33 euro, gente, cioè io non me lo sono fatto ripetere due volte, ho detto la pio subito. Penso che ve l'avrò già caricato, nel caso ve lo lascio qua in sovraimpressione. Io ho già la Subculture di Anastasia Beverly Hills e il primo utilizzo che ho fatto in questo video, e sicuro ne avrò già fatti altri di utilizzi, mi è piaciuto tantissimo. Mi sono presa questa perché comunque è in edizione limitata. È una palette stupenda, cioè fatemi dire che intanto fantastico che il cartone ha questo effetto tipo velluto cashmere che è pazzesco. Poi l'avevo vista, la volevo già prendere, però ho detto no, non mi va di spendere 100 euro tutto insieme e ringrazio il cielo di aver aspettato, perché averla presa a 30 euro veramente non è niente, gente. E questa è la palette. Cioè, è stupenda, è stupenda. Io all'inizio non la volevo prendere perché ho detto il verde non lo so quanto la posso usare, ma il resto di sicuro lo uso. Ha sempre il pennellino in dotazione, come ho detto già nel precedente video. Non lo so quanto potrei utilizzare questo pennello perché già il primo utilizzo con il primo non mi ha fatto impazzire, quindi vedrò di vedere se magari solo quello è difettato. Come sempre c'è lo specchio. Questa è la palette. Cioè, guardate questo velluto con questo logo così dorato, eh.
Stupende, penso che sono le uniche palette che io ho deciso di tenere nella scatola perché ho paura che mi si rovinano proprio per questo fatto del velluto, cioè nemmeno la Naked tengo nella scatola. Allora, come vedrete, io ho queste labbra così nude, però particolari, perché mi sono ricordata di un prodotto del quale parla Passion Makeup, che quando l'ho visto ho fatto oh mio Dio, e sto parlando di lui. Questo è il gloss in edizione limitata di Jouer, scusate, ve lo scrivo qui. Comunque in edizione limitata, la confezione, come vedete, è questa confezione rosa pallida glitterata, che già solo la scatola era fantastica. E questo è il gloss, cioè voi al momento non lo potete vedere, però come dice lei, è un tripudio proprio di glitter fenomenali. E questo è l'effetto, perché teoricamente questo gloss lo potete utilizzare da solo se volete, però teoricamente viene utilizzato come topper, quindi serve come da esaltatore delle labbra e mi piaceva tantissimo. Poi devo dire che la confezione mi piace, tutti questi glitter così mi piacevano. Bello perché si sente che resiste sulle labbra, non scivola. Forse l'unica cosa che un po' meno mi piace è il fatto che non sono magari come i Desilglass di MAC, mentre questo ha la grana un po' grossa, quindi i glitter li sentite, però alla fine se non muovete più di tanto non danno fastidio. Anche la cosa carina è che quando io ho messo nel carrello questo qui, ho scoperto che avevano messo in promozione la possibilità di ricevere questo pacchetto di diversi fondotinta. Mi è piaciuto tantissimo come cosa, perché comunque è un prodotto in più che potete provare. Quello che però mi dispiace è che non vi dà la possibilità di decidere il tono che potete ricevere. Quindi io praticamente ho ricevuto la bellezza sì di 7 campioncini, ma di tonalità diverse. Quindi io posso utilizzare massimo massimo 2 tonalità. Mi dispiace perché questo fondotinta è oil free e quindi avendo una pelle grassa era perfetto da provare, però vediamo un po'. Mi dispiace, l'idea era anche molto carina, però vabbè, vediamo un po', vediamo un po'. Ultimo ordine che ho fatto è stato da Cal Beauty, quindi io ero in fissa con la palette, quella Burgundy, solo che in continuazione io guardavo, guardavo e vedevo che comunque virava tutto sul rosa. A forza di vederlo e rivederlo, ho detto, anche se mi piacerebbe avere una palette che contiene dei borgogna, non prendo quella, prendo un'altra. E in più non mi sono fatta scappare la palette dai colori naturali. La scatola è questa qui, molto carina perché vi si presenta così. Poi era chiusa qui, anche qui le palette erano chiuse con questo fodera qui con le bolle, quindi era perfetta, era proprio coperta tutto quanto. E queste sono le palettine. Allora, questa è quella che volevo assolutamente. Questa è stato uno sfizio personale perché sapete, io comunque amo truccarmi con i colori neutri, delineato, quindi ho detto lo voglio prendere assolutamente. Partendo da questa, che è la Smoky Infatti Obsess, sono palettine in cartone, hanno uno specchio e questi sono i colori. Mi piace, veramente belli. E vi devo dire la verità, questo è il look che ho creato perché oggi l'ho voluta testare e mi piace. Hanno una consistenza veramente quasi burrosa che però si lavora, sono belli carichi e dovete lavorarli bene, non perché non si lavorano, ma perché comunque essendo intenso il colore già dal primo prelievo dovete stare attenti perché rischiate veramente di lasciarvi le chiazze di colore. E fatemi dire che al momento la mia cialda preferita è questa qua, perché è qualcosa di meraviglioso. Ultima palette, altra cosa che dovevo aggiungere, mi piace questo fatto che hanno questa copertura in plastica, è questa qui, ovvero la Warm Brown. Questa qui è la meno gettonata che ho visto in Italia, però l'ho vista utilizzare da Loretta e quando ho visto questa nozione ho detto perfetto, mi va benissimo questa. Uguale, stesso genere di palette, questi sono i colori. E mi piace perché ha questi due generi di borgogna, uno che vira un po' più al marrone e questo che è proprio borgogna puro, e gli altri sono colori extra che posso utilizzare. Questi sono tutti opachi e questo è l'unico, diciamo, metallico e non vedo l'ora di utilizzarla. Io intanto vi dico che con questo che ho utilizzato la Smoky mi fa impazzire. Bene, gente, io ho finito, vi ho mostrato tutto quanto e vi ho parlato un po' dei siti dove ho reperito questi prodotti, dove teoricamente e anche praticamente io sicuro farò altri ordini se mi interessa acquistare prodotti che non trovo qua in Italia. Vi mando un grosso bacione, come sempre aspetto di sapere la vostra e ci vediamo al prossimo video. Ciao!